Eccoci qua, signori, finalmente una nuova intervista in movimento. Mo' era tanto tempo che non ne facevamo uno. Io adesso non vi dico subito con chi sto, ve la faccio solo vedere, ma non faccio vedere la faccia. Beh, direi che è già un bel vedere, però non abbiamo capito ancora chi è. Vi dico che siamo qui a Via del Corso, Via del Corso, Roma. Ragazzi, io quest'anno sono un po' sparito perché ho fatto una serie di cose, abbiamo fatto questo film meraviglioso con Ettore Scola, adesso poi ve ne parlerò, però adesso vi voglio presentare questa bellissima donna che mi ha degnato di fare questa intervista in movimento. La stiamo facendo a piedi perché lei ha un po' paura della moto, però chissà, o magari prendiamo una carrozza col cavallo. Signori e signori, eccola qua! Evviva Emiliano, è proprio lei! Stefania Orlando, è proprio lei, ragazzi, ma vi rendete conto? Io sono molto, come dire, onorata di essere su questo tuo marciapiede. Questo marciapiede, in questo bel salotto romano, ma questo è proprio un salotto romano, direi. Proprio tranquillamente. Uno dei posti più belli di Roma, con una delle donne più belle di Roma. Beh, questo insomma, io ti ringrazio. Romana de Roma. Ovviamente, come tutti i romani di Roma, sono della Roma. Eccola, ci siamo fatti nemici laziali, vabbè, va benissimo, io sono Napoli, quindi è tutto a posto. Ma io li perdono, scherzo. Io voglio bene a tutti, però è chiaro che se devo scegliere fra Roma e Lazio, scelgo Lazio. Se devo scegliere, che ne so, fra Pinco Pallino e Emiliano, scelgo Emiliano. Ho vinto contro Pinco Pallino, ma me ne posso morire. È famoso. Ma chi è? Lo conoscono tutti, tutti Pinco Pallino. Tutti, è noto. Dobbiamo fare un'intervista con Pinco Pallino. Esatto. Senti, Stefani, allora tu... No, ma intervista... Cioè, fai vedere sta cosa, io nel braccetto come le zie. Calma fa. Ma tu non mi ha provocato, bella femmina, perché comunque... No, per vabbè, il più ma sono un se cattivo. Ci vede la tua paparazzo. Se lei lo sa. Paparazzo, se ci vede il mio fidanzato, poi ci. E chi ce ne importa? Tanto la mia ragazza lo sa, io l'ho avvertito, vado posso a prendere Stefano. Posso dire un detto napoletano, un po' volgare. Certo. Però è carino, e non c'entra proprio niente adesso. Dimmi. Hai voglia a mettere un rum? Chi nasce strunzo non addiventa mai, babà. Oh mamma mia, ho fritto un gollo, no? Meraviglioso. Ma fa una lezione in napoletano, secondo me, però. Perché comunque un pochino. Io ho lavorato con Vittorio Marsiglia a teatro all'Augusteo. Ma tu lo sai che Napoli? Vittorio Marsiglia ha fatto questo film con me? No! Sì! Vittorio! Ha fatto il film con Scola, anche lui, ovviamente lui è il macchiettista ormai per antonomasia, ha fatto questo, il ruolo di se stesso, e cantava che bel maschione, mangia tuo limone, ma è meraviglioso. Ma lui è bravissimo. Abbiamo fatto due giorni bellissimi con lui. E tu che hai fatto con lui? Ma io con lui ho fatto due spettacoli, Isso e Se o Malamente. Ecco. E poi voi dovete ragionare. Bellissimo, tratto da queste macchiette. Senti, sì, ma bello. Tu adesso che stai facendo? Dove ti possiamo vedere? Perché poi questi ragazzi mi chiedono a me quando faccio l'intervista in movimento: oh Stefania, ma adesso dove la vediamo? Guarda, dove ti Stefania vediamo? La potete vedere, se televisivamente parlando, il sabato mattina all'interno di Uno Mattina in Famiglia, con Tiberio D'Imperi e Miriam Leone, però verso le 8:30 di mattina, ragazzi, il sabato, io non lo so se gliela fate. Vabbè, ma adesso c'è lo streaming, si può vedere esatto, tutte le ore, quindi poi c'è il replay, no? Te lo vedi dopo. Sono gli iPhone, insomma, va bene. Altrimenti molto più attiva, presente, molto più spontanea, sincera e me stessa su internet, chiaramente c'è il mio blog L'Orlando Curiosa, c'è la mia pagina Facebook, c'è Twitter, ci sarà presto, insomma, la mia più difficile non su Eva 3000, sempre L'Orlando Curiosa. È più difficile non vederti. Ma come fai a non vedere questo rossetto? Vai, sei come fresco, guarda come sei... ti ha detto Stefa, facciamo questa intervista in movimento. Sì, subito. È arrivata, tutta cambiata, tutta truccata. Stava in pigiama quando l'ho vista io. Non è vero, ho indossato un rossetto, ma perdonami, siamo anche E io non l'ho messo però così. Ci mancherebbe pure che oggi scusa. Tutto può essere, voglio dire. In carità, io sono la prima, tu lo sai che io sono una gay friendly. Anch'io, cioè belli. E mi batto spesso e volentieri per i diritti della comunità LBGT e continuerò a farlo, anzi il 31, tu quando lo metti sto video? Stasera, il 31 marzo, io sto al Mucca Assassina, vengo pure io, posso venire? Devi venire, quelli però... Insomma, m'organizzo. Lo so, alla grande proprio, tocca portare un po' di bodyguard. Senti, ci vuoi cantare una canzone? Sì, sotto la luna la cera si consuma.
Oh mammasita, che caldo che fa sotto la luna, l'estate non perdona. Bello l'amore che viene e che va. La dedico a Fiorello. Ma, sai perché? Ah, grande. Ciao Rosa. Perché Fiorello nel 2007 io feci questa canzone. Sì. Non mi si filava nessuno. Dai. E invece Fiorello me la metteva, ma ha cominciato su a mettermela Viva Radio 2. Su Viva Radio 2. E poi da lì me l'hanno messa come stacchetta a quelli che il calcio, mi hanno invitato, tutto perché Fiorello l'aveva messa in radio. Fiorello è una potenza. Ma perché tu oggi poi mi hai incontrato dopo tanto tempo, è proprio perché avevi visto una cosina che ha pubblicato Fiorello qualche giorno fa, vero? Sì, perché Fiorello è tornato su Twitter. Sì, grande evento. Su Twitter se ne sentiva, devo dire, la mancanza. Non sto facendo una battuta, ma devo dire che se ne sentiva molto la mancanza. E ho letto, ho visto una foto che Fiorello ha messo con te. Sì. Emiliano, protagonista nel nuovo film di Ettore Scola. E ho detto, vedi Emiliano che carino, perché io e Emiliano ci conosciamo da tanti anni. Sì. Tanti. C'avevo ancora tutti i capelli castani, non c'erano bianchi. È vero, guarda, era un bambino. Guarda quanti capelli ha, lascia perdere. Questi sono mesh, mi faccio le mesh. Sì. No, però lo conosco veramente da un'infinità di anni. 15 anni, non so, quant'è che tu... Una decina. Da quando lavori lì sicuro? Sì, infatti. E quindi... E quindi hai assistito un po' al percorso che sta andando. Ogni tanto succede qualcosa di bello, diciamo. Che io spero che ben presto Emiliano mi possa raccomandare. Lo sapevo. Qua non c'è uno che non chiedere qualcosa. Ma io sto in galera in questo momento. Questo adesso parliamo appunto, per i fan di Un Posto al Sole. Appunto, puoi conoscere gente importante. Ma io ne conosco. In galera. Adesso è questa battuta, hai visto dove l'abbiamo detta? Vicino al Parlamento si è battuta. Che qua sparano, è meglio che segniamo, andiamo cena, andiamo cena, perché qua sparano non è cosa proprio, brutto periodo. Però la mia era effettivamente una battuta, però un po' è reale, come cosa. Che buo fa? Fammi capire, parlo con Vitale, mo divento Alfonso Vitale. Tu lo conosci il personaggio che faceva Un Posto al Sole? Non lo conosco. Lo sai a Vitale? Sta in galera. Sai perché sto in galera? Tu sai perché? È partita la manina. Stupri, soprattutto. È partita la manina. Ma io meno, Ma dov'è? Ma che meno? Ma è domenica. Guarda, chiamalo qua, c'è il del vigile, ti riconosce, ti rimetto nel galera. No, lascia stare, mi sono tagliato pure i capelli, io mi soffrisco. Per non essere riconosciuto. No. Stai calmo, perché Alfonso Vitale quando sente queste provocazioni non riesce a essere proprio un professionista. Però è una finzione, noi dobbiamo demonizzare. È una finzione. Ma io non ce la faccio con questi, dobbiamo staccare l'intervista, mi sa, perché tu non mi puoi fare queste cose a me. No dai, demonizziamo in questo momento, anche perché viviamo un periodo storico brutto, bruttissimo per quanto riguarda le donne. Assolutamente. Tante donne vengono per quanto riguarda uccise. Sì, vabbè, ma anche visto un numero così elevato. Ma questa cosa di quello, ma poi hai visto a parte le donne che ci mancherebbe, ma hai visto quello che è uscito a picconate trovi la gente. Io appena vedo uno un muratore ho paura, scappo. La gente è impazzita. Non se lo fa, non se lo fa. Quello manco era un muratore, tesoro, No, ha rubato pure il piccone, ha rubato il piccone, cioè no, veramente tu hai ragione, cioè uno ha paura di uscire di casa. Cioè, non si può fare. Poi soprattutto per una donna che magari vive in periferia, cioè è diventato difficile. Poi mi ricordo tanto l'altro là da Tangelo questa frase. Perché? Una ragazza di periferia. No, oh, mo c'è da metà Gigi D'Alessio, come abbiamo fatto? Lascia fare capire così, Gigi D'Alessio, devo diventare neomelodico all'improvviso, no, mi fa fare queste cose, non è il caso. Poi Gigi è un amico, senti, non ma è tu il caso. Sei, adesso che sei VIP. Senti, da quale pulpito viene la predica? Sei stato invitato al matrimonio della Marini? No, vabbè, lascia sta, stavo girando con Scola, stavo andando a Scola fortunatamente. Scuola? Sì, stavo andando a Scola, questa è di Troisi però. Ma noi a Rosario Fiorello ha fatto una battuta meravigliosa su questa cosa. Ha detto che al matrimonio della Marini c'era talmente tanto sfarzo, tanto sfarzo, che il prete alla fine della funzione ha detto rendiamo grazie a Dior. A Dior. Cioè dopo questa l'ho voglio vista dire. All'edicola Fiorello, sì. L'ho sentita all'edicola Fiorello che tutte le mattine... un po' come una volta ci si faceva il segno della croce,
adesso si guarda l'edicola Fiorello. Certo, che è una croce uguale, perché pure croce, chi ci deve andare, vero, lui mi ha invitato, però alle 5 e mezza di mattina. Lui mi dice, Emilia, vieni. Facile invitare alle 5 e mezzo della mattina. Cioè, agenda così proprio. Ma no, è pazzo, lui poi come gli anziani, praticamente si sveglia alle 4. Vabbè, tra due giorni anche il suo compleanno, poi gli faremo gli auguri. Quanti anni fa? Quanti anni fa? No, non lo dico, fatelo dire da lui, quello poi rosica, lascia stare. Non glielo chiederei mai all'estate, non si chiede l'età. Ma tu invece che sei VIP ma da tanto tempo, perché non sei andata dalla Marina? Io non sono stata invitata. Perché? Perché evidentemente non me lo meritavo. Vabbè, non si è perso niente secondo me. Beh, ma tanto avevamo la diretta televisiva, manco fossero stati reali di Svezia, voglio dire. Certo. Abbiamo potuto godere soprattutto degli abiti splendidi di carnevale, scusa, del matrimonio. Questo è pesante, ragazzi, questo è pesante. Ecco. Senti, allora tu adesso saluta tutti i fan. Sì. Aspetta, mettiamoci fermi per salutare. A Redish Bar, guarda dove si è voluto mettere. Buonasera. Chi è? Buonasera. Sì. In diretta. Orlando? Sì. Orlando. No, dico, l'ho vista. Qua c'è niente. Voleva menare? No, la volevo salutare. Saluta un fan, saluta un fan in diretta. Come si chiama il fan? Damiano. Ciao Damiano, è stato un piacere. Stiamo facendo, non sembra, ma stiamo facendo un'intervista. Un'intervista. Grazie dell'incursione, grazie, caro Damiano. Stat buon. Ciao, voglio. Arrivederla Damiano. Per salutare, non ti volevi sedere per fare un saluto. Andiamo in quest'altra cella. Allora, con questo meraviglioso sfondo, attenta che ti sporchi. No, ci sporchiamo. Questo meraviglioso sfondo della cella del carcere, mi tolgo pure gli occhiali. Io no. No, bastard. La togli degli occhiali. No, io non posso, non me lo posso permettere. E allora me li rimetto pure io. Diritti magari. Ma restano, allora. Io sono pure le guardie là davanti. Allora, ma restano. Adesso saluta principalmente tutti i fan di Un Posto al Sole, perché comunque loro per la stragrande maggioranza ci seguono. Poi ce ne stanno tantissimi altri. Allora, la pagina. Prima questo saluto. Vai. Un saluto da Stefania Orlando a tutti i fans di Un Posto al Sole. Poi se non ci azzecca niente con Un Posto al Sole, eppure i posti fan di Un Posto al Sole. Magari ti fanno fare pure Un Posto al Sole, chi lo sa. Ma chi lo sa, magari le pulizie. Chi lo sa, tu mi fai Un Posto al Sole, io conduco il lotto. Esatto, ma quello l'hanno tagliato. Niente, non so, faccio il lotto. Vabbè, però guarda, io da 1,90 conto benissimo. Cioè, stava venendo una battuta che è meglio che non dico. Adesso, ragazzi, io come sempre, Emiliano De Martino, con Stefania Orlando, Oteng e Vodung. A presto. Amber. Ciao.